Buonasera, io sono Nicola Marchesin, sono un socio del Linux User Group di Vicenza, un'associazione che si occupa di diffondere il software libero nel territorio, e questa sera parleremo di Gimp, un programma di manipolazione dell'immagine e di creazione di immagini e di anche sviluppo per il web sempre sulle immagini. Ho fatto una piccola presentazione con alcune slide per capire di che cosa tratta Gimp, di cosa si tratta. Mi metterò la mia postazione, potete vedere le slide, farò passare e eventualmente spiegherò i vari dubbi che ci potranno essere. Potete leggere, Gimp è l'acronimo di New Image Manipulation Program, è un programma open source sviluppato inizialmente in ambiente Linux e poi convertito anche per piattaforme proprietarie. Il progetto è iniziato nel 1995 da Spencer Kimball e Peter Mattis ed è attualmente mantenuto dai volontari sotto il patrocinio del progetto New. È doveroso ricordare di che cosa tratta il progetto GNU, nato nel 1983 da un'idea di Richard Stallman, che era allo scopo di creare un sistema operativo composto esclusivamente da software libero chiamato GNU. E questo software è sviluppato da sviluppatori e programmatori che mettono regolarmente in condivisione tra di loro tutte le modifiche al codice sorgente. Ciò che caratterizza il progetto GNU sono le licenze, la licenza è la GNU GPL, General Public License, che sancisce e protegge le libertà fondamentali che, secondo Stallman, permettono l'uso e lo sviluppo collettivo e naturale del software. Poi ci sono altre licenze che servono a mantenere le libertà dei documenti, dei software per la diffusione e la condivisione dei software. Torniamo a GIMP, il programma è gratuito, è un buon software di fotoritocco e manipolazione dell'immagine. È indicato particolarmente per applicazioni video, soprattutto anche per il web publishing. La problematica che riscontra a livello professionale nel mondo della stampa è proprio la mancanza di uno sviluppo che supporti le modalità di lavoro in CMKY. Questo perché sono necessarie per l'offset di stampa in quadricromia nelle aziende che appunto fanno pubblicità. È uno strumento comunque potente e non ha, diciamo che non ha grandi differenze da software proprietario nella scena grafica digitale. Ovviamente rimane sempre quella triviatria tra professionisti che utilizzano software proprietario che hanno appunto questa caratteristica che supportano la quadricromia. I punti di forza sono appunto il budget limitato di cui necessita, nullo, per cui per l'utenza di casa va più che bene, è un ottimo strumento, insomma.
Siamo sviluppati, siamo la versione 2.6.11. Ed è un rispetto a programmi come foto qualcosa, foto proprietari, ed è caratterizzato anche dall'implementazione di script che aggiungono delle potenzialità per la grafica stessa. Allora, prima di iniziare bisogna installare GIMP nel proprio sistema operativo. Lo troviamo, come si diceva prima, anche disponibili per sistemi sistemi operativi proprietari. Allora, qui vi farò vedere tramite, ho preparato dei filmati per l'installazione, li ho preparati su alcuni con virtual machine. Allora, per far vedere ad esempio le ultime distribuzioni, ad esempio di GNU Linux, che stanno andando per la maggiore, come Ubuntu, l'installazione tramite riga di comando da shell con i comandi sudo apt-get install gimp. Adesso qua andiamo avanti, il comando era quello, voi lanciate questo comando, vi trovate con il programma già installato. E un'altra, adesso andiamo a vedere, un'altra possibilità di installazione tramite sempre questa distribuzione GNU Linux. Tramite, ecco qua, dunque l'Ubuntu Software Center, in cui potete trovare software da scaricare e installare. Scusate, allora andiamo un po' indietro, andiamo un po', ecco qua, aprite l'Ubuntu Software Center, qui trovate i vari programmi, qui in alto potete vedere l'area di ricerca dove scriveremo GIMP. Ecco qui trovato, basta cliccare sopra. Ecco un'altra caratteristica, andiamo sempre a dare un'occhiata a ulteriori informazioni. Ecco che possiamo vedere nei componenti aggiuntivi, in questo caso andiamo a selezionare anche queste spunte, in cui troverete delle caratteristiche che vanno dei pacchetti che andranno ad ampliare le possibilità di GIMP. Andiamo avanti perché ecco, vedete, sta installando. Benissimo, questo è un altro metodo di installare. Per l'avvio si può andare, in questo caso utilizzando sempre questa nuova distribuzione, eccolo qua, lo troviamo, scusate, lo troviamo sotto e queste sono le più frequenti. Comunque qui potete vedere le varie suddivisioni in base alla tipologia di software, probabilmente, anzi lo trovate sicuramente sotto grafica, ed ecco GIMP, basta cliccarci sopra e il programma si avvia. Dal primo avvio GIMP si presenterà con una disposizione di finestre prestabilite. Di conseguenza vi potrete trovare, ecco qua, una finestra, ecco qua, tre finestre, scusate, ecco qua, tre finestre, qui abbiamo gli strumenti, i livelli, le varie altre
caratteristiche poi vi spiegherò, è una disposizione che magari non fa al caso vostro, preferite impostarlo in maniera diversa. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è praticamente andare ad impostare il vostro programma. Vi spostate le finestre, queste in cui trovate i livelli, i canali, i tracciati, gli annullamenti, la finestra dell'immagine, in cui quando voi andrete ad aprire un'immagine, l'immagine si presenterà in quest'area, e la colonna degli strumenti. Ecco qua mi fermo un attimo. Allora, per aprire questa finestra, sono andato su qua, modifica, preferenze. Su modifica preferenze, ecco che noi troviamo un po' il centro di impostazione del vostro GIMP. Troviamo le gestioni risorse, in cui andiamo ad inserire il numero di annullamenti minimo, il numero di annullamenti massimo, la cache dei riquadri. Ecco, su questa era, ad esempio, in avvio è impostata a 1024 MB. In base alle vostre immagini, dopo un po' di che vi siete abituati ad usare il programma, deciderete se aumentare questo spazio di memoria, la memoria RAM che verrà utilizzata per fare in modo che il programma lavori molto più veloce. Ovviamente aumentando di qua verranno tolte risorse ad altri software che magari starete utilizzando. Andiamo avanti, ecco, dopo andate a dare un'occhiata se volete le miniature delle immagini, quando fate tipo sulla colonna degli strumenti, eccetera, modificate le dimensioni, anche questo ovviamente in base alle dimensioni caratteristiche, più aumentate più perdete in prestazione. Salvataggio delle immagini, conferma di chiusura, eccetera. Comunque queste prestabilite per un inizio vanno più che bene. Proviamo, andiamo avanti, l'interfaccia. Qui potete configurare i tasti di scorciatoia, che poi vedremo anche per ogni tipo di strumento, e altre caratteristiche che potete consultare anche con calma. Per il momento, sempre all'avvio, è sempre meglio lasciarli così come sono. Vi faccio vedere queste cose principalmente perché ci sono alcuni particolari interessanti. L'aiuto, l'help, se lo trovate in linea, poi vediamo se riusciamo a configurarlo per averlo nel computer disponibile. L'opzione degli strumenti, allora se voi fate delle variazioni sugli strumenti, togliete quelli che non usate, e vi mettete magari quelli che usate di più, insomma fate delle modifiche, ecco che poi potete salvare le vostre impostazioni e le ritroverete sempre con la variazione effettuata, perché può essere utile per chi poi si trova un ambiente di lavoro ideale. I vari strumenti, avanti, aspetto dell'immagine, ecco qua, mi soffermerò su questa che ritengo la più interessante, proprio perché ecco qua noi abbiamo, io ho impostato le mie colonne, la mia area di immagine e la mia colonna degli strumenti in questo modo, in cui io mi trovo abbastanza bene. Tolgo la spunta a salva posizione delle finestre d'uscita e la metto, salvo ora la posizione delle finestre, salvando così la posizione delle finestre, ad ogni riapertura me le ritroverò come le ho messe. Un'altra caratteristica sono le cartelle, allora dei pennelli, dei motivi, tavolozze. Ecco, qui abbiamo un percorso
dove si possono trovare i pennelli, i motivi che poi andremo a vedere, le tavolozze, i gradienti, sono sempre degli strumenti utili per Gimbra. E se vogliamo implementarli, ecco che questi indirizzi ci serviranno poi per andare ad inserire nuovi pennelli o nuovi plugin o gli script che ci servono per amplificare sempre le potenzialità di GIMP. Questa adesso vediamo un altro, vi faccio vedere veloce. Se io vado a modificare l'impostazione delle finestre, vado a chiudere il programma, lo riapro. Se io ho tolto quella spunta e ho salvato l'impostazione delle mie finestre, riavvio il programma. Strumenti che troveremo, vedete qua sotto, poi vi spiego che abbiamo, sono indispensabili per la manipolazione delle immagini. Sono presenti, come potete leggere, anche in altri programmi, per cui si possono manipolare a piacimento. Allora, mi serve a te, si possono creare forme geometriche. Adesso andremo a vedere un po' questi strumenti di selezione essenziali. Si possono richiamare con comandi veloci premendo R. Andiamo a vedere magari su. Ecco qua, apriamo un'immagine nuova, lasciamo così, semplice, e con lo strumento selezione rettangolare potete manipolarlo mettendo ad esempio dei margini sfumati, qui sulla sinistra, la terra c'è sfumatura, gli spigoli arrotondati, anche qui aumentato, diminuito, vedete come varia la selezione. E altre caratteristiche sulla posizione, potete spostarlo a destra, a sinistra, comunque su cose magari di una maggiore precisione, così a questo livello possiamo anche lasciarlo così. Selezioniamo un colore, adesso ecco qua, non ho fatto una grossa sfumatura, però vedete che l'immagine è sfumata. Se noi avessimo fatto una selezione senza margini sfumati, anche così, e anche spigoli arrotondati, lasciandola, andiamo a riempire, questo lo vedremo dopo, è il riempimento di colore, ho detto anche secchiello, eccolo qua, vedete la rifinitura, mantiene copre tutta la selezione, non ha la sfumatura. La stessa cosa si può fare con una selezione cerchio, vedete qui. Un colore diverso, ecco qua. Dunque, eccolo qua, lo strumento di selezione ellittica o cerchio, potete dargli una dimensione, anche
qua quando andate a farlo. Dunque, se lo lasciate libero di muoversi, si muove in una forma libera, oppure premendo il tasto, scusate, tasto maiuscolo, mantiene le proporzioni. Mantiene le proporzioni, c'è una caratteristica qui. Ecco qua. Quindi possiamo avviarlo, cioè fare una selezione prendendo, vedete che parte dal punto in cui sono partito. Se dobbiamo magari coprire un, che so, un cerchio, fare una selezione circolare sopra un'altra immagine, possiamo selezionare col tasto, scusate, sì, col tasto CTRL, selezionerà, la selezione verrà fatta dal centro del cerchio. Altra tipologia selezione, questa è selezione detta anche a mano libera o lazzo, ecco che noi a mano libera possiamo selezionare così liberamente, e selezionando, cioè scusate, se noi partiamo da un punto, vedete sono libero, se io voglio fare delle linee verticali o inclinate, premo il tasto CTRL ed ecco che avrò delle linee precise. Per chiudere, scusate, ecco qua, la selezionare in modalità togli, conseguenza, questa è un'altra caratteristica, adesso la vedremo. Ecco, basta andare sopra il primo punto e abbiamo chiuso la selezione. Se vogliamo aumentare la nostra selezione, tasto più, ecco qua. Se vogliamo toglierne una parte, andiamo a selezionare la modalità. Modalità aggiungi, toglie o interseca. Se non altra selezione, andiamo, proviamo l'interseca. Intersecando andrà a selezionarmi quella superficie che ha intersecato le due, la selezione che era attiva in quel momento. Andiamo avanti, questa è la selezione fuzzi che si va ad utilizzare quando vogliamo prendere le superfici di come in questo caso, di un stesso colore. Come vedete, ovviamente la sfumatura non viene presa, abbiamo una soglia in cui si può variare, vedete che aumenta, aumentando la soglia aumenta la caratteristica, l'ampiezza della selezione. Ecco qua. Sempre anche questo tipo di selezioni con margini sfumati, si può fare aumentando il raggio, vedete, varia di molto aumentando, questo esagero un po', ma per farvi capire un po' la possibilità di avere questo tipo di strumenti. Se noi vogliamo fare un altro strumento di selezione a colore, selezionando anche qui le varie caratteristiche margini sfumati, la soglia di colore, vedete, seleziona l'area di colore, vediamo se prendiamo un'altra area, andiamo a riempirla, prendiamo un colore, ok, da, facciamo anche così. Color.
l'intera selezione. Un'altra caratteristica, comunque vedremo meglio dopo, del secchiello, che non riempie solo il colorativo, come in questo caso, ma tutta la superficie. Vogliamo, se invece riempie colori simili, ne riempierà solo questo colore rosso. Ovviamente non ha coperto la parte rossa sfumata, perché ha sempre anche questo strumento una soglia di selezione. Andiamo avanti, un altro strumento, forbici. Le forbici, vedete anche le forbici intelligenti, vedete se io mi avvicino al colore, fa una selezione, diciamo, scegliendo la variazione, cioè dove c'è la differenza di colore. Vedete che anche qua fa una curva. Vediamo un po'. Ok. Se io in questo caso vedo che ho sbagliato parecchio magari la selezione, ecco che posso aggiungere un punto di selezione con il tasto maiuscolo, oppure muoverlo anche solo un punto preesistente, solo spostandolo, avvicinandolo magari alla mia area da selezionare. In questo caso possiamo copiare, incollare l'immagine. Ho copiato solo l'immagine senza fare cose particolari. Un altro strumento di selezione piano, e questo è molto interessante, uno dei nuovi strumenti creati nell'ultimo sviluppo, negli sviluppi rilasciati di GIMP. Vediamo un po'. Selezioniamo un'area, andremo poi con un pennello a selezionare la parte che ci interessa. Aspetta. Selezionato l'area interessata dal punto del posto in cui io mi ero posizionato. Adesso qui non è molto bene, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio anche dopo, magari vedendo qualcosa, forse ciò anche filmato, eccola qua. Prendere un pennello con un forte contrasto. Vedete che mi va a prendere la selezione in modo un po' più accurato. Non è perfetta, ma poi basta ricordare un attimo e si può migliorare la selezione. Per farvi vedere intanto cosa può fare questo strumento. Adesso. Yeah.
discussioni un po' ci faccio io con Ginta, perché ovviamente. Ok, un altro strumento fondamentale, sempre qui. Sempre da Stana, eccolo qua. Strumento fondamentale, lo strumento tracciati. Strumento tracciati che mi permette di fare una selezione creandoli tracciati, modificandoli anche tramite delle curve. Adesso lo faccio anche in maniera un po' veloce. Quando voglio modificare il tracciato, in questo caso vedete, lui mi crea delle degli agganci per poter modificare la curva o la linea, che posso comunque anche spostare direttamente. Sposto il punto o la curva. Questo è uno strumento fondamentale per la selezione. Ma è simile a quello che il lazzo prima? Il lazzo non è, diciamo che non è così modificabile. Il lazzo praticamente sceglie lui dove andare in base ai colori che ci sono presenti e a volte non è preciso, mentre se noi vogliamo fare una selezione di precisione allora utilizziamo questo strumento. In questo caso proviamo il lazzo, io faccio così. Vedete com'è anche in base al progetto di immagine, però mi fa una cosa di questo tipo. Se invece uso questo strumento posso anche solo qua così posso migliorare la selezione sulle immagini. E poi quando ho finito di selezionare selezione, lasciamolo così, le linee, ecco che mi ha fatto una linea sul tracciato, che può essere a volte utile quando seleziono, come in questo caso, un soggetto, e vedremo se ce n'è, se abbiamo un esempio. Contagocce li seleziona praticamente, vedete, abbiamo due colori, il primo piano e di sfondo. Quando andrò a selezionare con il contagocce, andrà a modificare i colori di primo piano, quindi può essere utile se devo magari trasferirlo su un'altra selezione. Così, ecco qua, prendiamo contagocce, farlo marrone, diciamo così, marrone chiaro. Adesso voglio riempire la selezione, quindi ricordo riempire la selezione. Ho scelto un colore di fuori della mia selezione per riempirla come preferisco. Lo strumento misurino, se abbiamo bisogno di fare lavori di precisione, tipo dobbiamo creare delle selezioni particolari e vogliamo prendere una misura precisa, ecco. Scusate,
test control, abbiamo un segmento e qui sotto, non si vede, scusate, vediamo se riusciamo a muoverlo. Ecco qua, qui sotto vediamo la misura in pixel o anche in base a come preferiamo, in base a come stiamo disegnando quello che abbiamo bisogno, cambiamo, cambiato la misura, un po' se rifacendola, ecco qua, 48 mm, ovviamente facendo sempre riferimento alla tipologia di immagine e le dimensioni. Se abbiamo bisogno di sapere le dimensioni dell'intera immagine, dimensioni di superficie, il millimetro, ecco, abbiamo 169 per un'altezza di 112, ecco che qua i miei 48 mm ci rientrano. Se abbiamo bisogno di spostare un'immagine, vedete, ecco qua lo strumento, nel caso in cui io abbia anche, creiamo un altro livello, possiamo creare un altro livello da meno livelli, nuovo livello, possiamo crearlo da questa icona, possiamo nominarlo, dargli anche una dimensione diversa, dargli un colore di primo piano che sarà questo, un colore di sfondo che sarà questo, bianco o trasparente. In questo caso io scelgo di farlo trasparente. Possiamo adesso selezionato, possiamo tipo disegnarci sopra qualcosa, quattro linee, ecco così. E quando vado a selezionare posso spostarlo dove voglio. Questo è uno strumento che non c'è da molto tempo e serve per allineare, vedete, ho selezionato allineare i livelli l'uno all'altro all'immagine intera. Seleziono il livello, lo posso spostare con queste, ecco qua. Adesso l'ho centrato relativo al piano dell'elemento, oppure posso farlo in riferimento all'immagine, cioè al livello sottostante. Un altro strumento utile è il strumento taglia. Se ho bisogno solo di una parte di selezione, ecco qua, selezioniamo le dimensioni, anche qua se vogliamo solo il livello corrente possiamo tagliare il livello, anche se non si vede io taglierò questo. Ed ecco che ci troviamo solo una parte del livello che ci interessa. Andiamo avanti veloci con gli strumenti perché sono, cioè a parte indicarvi un po' l'utilizzo di base e poi sarà utilizzandoli nei singoli casi in modo migliore la specifica per cui vi sarà più consono in base all'immagine che state manipolando. Questo è gli strumenti per modificare l'immagine, se vogliamo ruotarla. Ecco qua, ruotiamo, possiamo dargli noi una colazione oppure trascinandola. Ovviamente abbiamo ruotato solo il livello attivo. Ecco, se noi ci mettiamo sull'altro livello, sempre lo stesso strumento, ruota. Possiamo scalare il livello, lo vogliamo, possiamo con il tasto control mantenere le proporzioni, possiamo inclinarlo, abbiamo un'inclinazione in un asse, e l'altra no, ovviamente non è possibile. Dunque, questo strumento è in prospettiva, quindi modificherà il livello, l'immagine, in maniera prospettiva.
andiamo a vedere anche l'ultimo, questo specchia, possiamo specchiare l'immagine in modo orizzontale, vedete qui sulla sinistra, o verticale, ecco qui si gira, o verticale, lo giriamo. Vado a modificare un attimo le dimensioni dell'immagine, che così non si vede molto. Allora, immagine, dimensioni della superficie, andiamo ad aumentare. Vedete, in questo caso non aumenta la mia immagine selezionata in questo momento perché io l'avevo tagliata prima, ma mi aumenterà la superficie proprio dell'immagine in generale, per cui posso centrare il mio riquadro, se lo sposto poi lo centro, lo ridimensiono ed ecco che la mia immagine si è ampliata. Lo strumento testo, andiamo a eliminare un po' di nuovo, mettiamo un altro livello, da qui si può sempre rinominare, possiamo dare un colore di primo piano, colore di sfondo bianco, trasparenza, mettiamo quel colore di orrendo e selezioniamo il testo, andremo anche a cambiare il testo, ecco qua, in base ai font a disposizione, possiamo trovare anche in rete, poi vi farò vedere se di avere un font dove installarlo, come abbiamo visto prima nelle proprietà, cioè quella cartella dove inserire i nuovi font. Ad esempio questo, abbiamo un colore, diciamo un colore un po' più acceso, abbiamo i colori d'autunno, ok, andiamo a scrivere, qui la dimensione, ecco qua, e da qua possiamo modificare la dimensione del livello stesso mantenendo all'interno della nostra, del nostro riquadro modificabile sia in questo modo se vogliamo mantenere le proporzioni, ecco qua. Dunque, e da questo poi col testo possiamo fare diverse cose che permette di creare un tracciato lungo il testo per poterlo poi modificare in vari modi. Il sichero l'abbiamo visto anche prima, dunque si può riempire una superficie con il colore di primo piano, si può col colore di sfondo oppure con un motivo, che è a disposizione, anche questi li trovate in rete, sceglieremo a caso perché mi andrà a riempire una superficie da me interessata, come potrà riempirmi ad esempio anche solo un po', anche solo la selezione come in questo caso. Allora, andiamo avanti, ecco i gradienti, un'altra cosa utile, vediamo un po' se... Scusate, dobbiamo deselezionare la superficie, dovevo cancellare queste cose, proprio qua. Andiamo nel nuovo livello trasparente creato, ecco qua i gradienti sono un insieme di colori di sfumature, in questo caso va a scegliere come primo tipologia di gradienti quello che abbiamo a disposizione nel colore di primo piano e di sfondo. Ecco qua, tracciando una linea può essere nella direzione che preferite, vi andrà a sfumare in base a questa tipologia di gradienti che avete scelto. E si può avere una diversa formazione del gradiente in base alle disposizioni, alla forma messa a disposizione, radiale,
qua, dopo, può sempre tornare utile. Altrimenti invece per disegnare la matita è uno strumento diciamo un po' diverso dal pennello. Magari la matita è meglio su. C'è la sfumatura sotto, prendiamo un po' di roba, un nuovo livello, facciamo sempre il colore di primo piano bianco, andiamo a vedere un po' la matita che cosa ci dice qua. Scusate, eccola qua. Dunque, approcciate, questi sono gli strumenti che abbiamo visto prima. Modificabile, eccolo qua. Eccolo qua. Dunque, la matita. Lo strumento che serve per disegnare linee, punti, metti a mano libera. Con il pennello possiamo disegnare qualsiasi tratto che vogliamo, sfumato, sfocato, cambiare velocità. Cos'è l'anti-aliasing? L'anti-aliasing, praticamente, andiamo a vedere. Dunque, facciamolo con il pennello. Di sfumare la matita e il pennello cosa fa? Sfuma con il colore a fianco, mettiamo conto di scegliere un altro colore, anche tutti questi colori, ecco qua, vediamo un colore così, vedete, ecco qua che sfuma da questa parte con il bianco, da questa parte con il marrone. Questa è la caratteristica dell'anti-aliasing. Se vogliamo cancellare, ecco lo strumento gomma. Ops. È bello grande. Prendiamo le dimensioni. Vediamo i colori sottostanti. Ecco qua. Vediamo un po'. Un livello bianco, okay. Mettiamo, vedete come c'è la possibilità di spostare i livelli fra di loro, lo metto sotto scegliendo la gomma, dimensione un po' più grande così si può vedere qualcosa. Questo perché ero nel livello spostante. Cancellavo e la gomma, anche in questo caso possiamo cambiare anche l'opacità della gomma perché andrà a cancellare in maniera meno netta come necessario. L'aerografo, vedete, non riempie, ma è come avere un tipo uno spray. Lo stile è un altro particolare, andiamo a vedere se è qua presente. Dunque, l'aerografo è se si è la pressione, se lo tenete premuto
il mouse finché disegnate aumenta la quantità di colore che state apportando al disegno. La stilo è uno strumento che simula il comportamento di un pennino in inchiostro. Disegni a tratti solidi, lungo, sfumati, con la tecnica tipo quella del pennello. Anche qui sono impostabili la forma, la forma e l'angolo che per la resa dell'effetto. Vediamo un po' che effetto dà, aumentiamo un po' la dimensione, questo suona un po' enorme. Si comporta in maniera un po' diversa. Prendiamo forma così, vedete? E qui forse per chi è appassionato di scrittura come creare qualcosa di particolare. Andiamo al timbro. Il timbro clona una superficie in un punto che andiamo a selezionare con il tasto CTRL. In questo punto io posso clonarlo in ogni parte della mia zona. Se voglio clonare una superficie in terra, tengo premuto il tasto CTRL e poi parto da di qua, vedete che mi segue in maniera parallela. Anche qui si possono modificare i pennelli, sfumare e guardare. Andiamo avanti, ecco, questo è interessante, questo strumento è chiamato cerotto, da modificare, vediamo, per andare bene, prendiamo un'immagine, vediamo per il recente, ecco qua, prendiamo questa immagine e andiamo a utilizzare lo strumento cerotto, prendiamo una dimensione sfumata, scegliendo due aree, scegliendo un'area di colore, andrà a mischiare i colori del mio punto selezionato, quelli che voglio modificare, li farà mescolandoli insieme e trovando un'attenuazione del colore. Togliamo via un po' le occhiaie in maniera più non clona proprio la superficie come se avessimo fatto in questo modo. Ecco qua, ci ritroviamo solo con lo stesso colore che si trova nel punto in cui noi siamo andati a selezionare. Cerotto e questo. Quindi questo è un po' particolare, anche questo strumento è nuovo. Vediamo se sono riuscito a portarlo. Eccolo qua. Clone in prospettiva. Permette di clonare secondo una prospettiva desiderata tutto ciò che è necessario. Cosa può essere, vediamo l'immagine. Allora, lo strumento sfocca e contrasta, vedete la sfocatura, il contrasto invece me lo dà tenendo premuto il tasto CTRL. Adesso ok, questo è lo sfumino, andiamo a sfumare un po', sfuma i colori e brucia, scherma o brucia, praticamente togliamo la saturazione dei colori oppure la aumentiamo. Ecco, finito.
questa carrellata di strumenti è stata un po' veloce, era per farvi vedere un po' gli strumenti presenti. Le cose che pensavo io di dire anche questa sera, oltre alla parte queste particolari sugli strumenti a disposizione e alla disposizione proprio di GIMP per realizzarlo come meglio credete, mi interessava magari farvi vedere come installare dei pennelli aggiuntivi o degli effetti aggiuntivi sempre che poi andranno ad inserirsi nei filtri e i vari pennelli invece li potete trovare selezionando pennello, ecco qua, vediamo un po' qua pennelli, ecco qua, come vedete io ne ho aggiunto, è una cosa abbastanza semplice, ve lo farò vedere se ce l'ho tramite, ecco qua, questo è interessante, adesso non so come si sia comunicata lì, bisogna cercare informazioni, mi dispiace. Certo, ad esempio, come si è visto, questo qua, questo può diventare il pennello. Allora, quelli che vedete tipo la mano, quel cerchietto lì, li ho scaricati dalla rete e li ho installati dentro alla cartella dei pennelli. La mattina è un pennello, non è, non posso io modificare, cioè posso modificarla come se fosse un cerchio, vedete le dimensioni, gli do un colore e diventa un pennello che trascinarlo, esatto, dopo in base alle caratteristiche, come prima incontrando lo sfondo, queste sono le caratteristiche. Ok. Allora, torniamo su questa. Adesso non so se ci sia sul KDE per quanto riguarda questa distribuzione. Io ho una 10.04 credo di Ubuntu. Si può andare sul gestore dei pacchetti. Uno dei pacchetti più, cioè uno degli script più interessanti, anche ultimamente, che anche per me un paio di anni, sì, che poi è stato anche migliorato, è GIMIC. Scrivete nella vostra ricerca GIMIC e vi trovate a disposizione. Questi due pacchetti GIMIC, GMIC. Fate l'installazione. Tutti i pannelli sono sotto, sono compresi in qualche pacchetto? Tutti i pennelli aggiuntivi sono inseriti in qualche pacchetto? No, questo, allora, forse sto facendo un po', ho parlato di pennelli prima, però anche gli script, questi sono degli effetti aggiuntivi, sono che vengono inseriti nei menu a tendina tipo di effetti. Oppure si può creare una cartella con determinati effetti, comunque se li installate in questo modo li troverete sotto effetti direttamente in una voce particolare. Adesso andremo a vederli perché è molto interessante, perché dà parecchie possibilità. Non so se puoi installarlo direttamente, allora vai a scaricarli dalla rete. C'è anche il sito GIMIC e ci sono i due pacchetti da scaricare. Perché ci sono dei plugin esterni e non è andato a leggere? Sì. Praticamente cosa aggiungo? Adesso vi faccio vedere, adesso non so se volete provare intanto a cercarli.
scusa se ma anche... No. Sì, quello è preciso, del G, cos'è? Ho detto, mettiamo su, pensato di farlo, non è neanche la radio, più allora basta, prova a fare così, scusa, perché sennò dunque andate su qua chip plugin registri, prova a cercarlo qui. Sono
uno o due effetti aggiunti contemporaneamente e il risultato può essere questo. Poi ho selezionato lo strumento ruota, seleziono il mio livello, il ruota del mio livello, allora attrezzo. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Andiamo a vedere adesso come aggiungere, come si diceva, i pennelli. E qua, qua è abbastanza semplice, da un browser di ricerca possiamo scrivere semplicemente pennelli per GIMP, abbiamo un set di pennelli, volete, qua un sito qualsiasi. Caratteristica che ho diversamente da magari un software proprietario, GIMP può installare i pennelli dei software proprietari, mentre altri software proprietari non possono installare magari dei pennelli specifici proprio per il programma di GIMP. Per i pennelli c'è un'estensione unica o ci sono più estensioni? Cioè, diciamo hanno diciamo che sono diversi proprio per quello, come dire il file nativo di GIMP quando lo salvate in XFCE, per esempio. XLS. Esatto, e non può essere aperto da un software proprietario, insomma. Stesso discorso del doc o dei software open, insomma, di testo. E come questo, ecco, scegliamo tipo questo, che io ho già installato precedentemente, fate il download semplicemente, scaricate il pacchetto, lo trovate zippato. Eccolo qua, load chess. Io mi sono iscritto in una cartella, ce l'avevo già, va bene, andiamo avanti. Ok, allora faccio la ABR, vedete un'estensione qui, ABR, estraggo, estraggo e vado, vi faccio vedere prima, ecco, nel modifica, preferenze, a cercarmi la cartella dei pennelli, il percorso per carichi delle preferenze, eh? Il percorso per trovare i pennelli che ho carichi delle preferenze, è comodo fare così, insomma, cioè almeno io faccio così per comodità, dopo se ci sono altri metodi più rapidi che magari uno ovviamente si va dentro a GIMP, però poi GIMP cosa succede? Ad esempio dove vado in cerca, se io vado sulle mie risorse, vado nella mia cartella home, solita caratteristica, visualizzare i file nascosti, allora GIMP.6, ok, ricordate lì. Cioè, era per far vedere se nessuno sa che utilizza questi sistemi operativi, ecco, in un modo pratico. Lo stesso potete farlo con quegli script che abbiamo visto prima e poi che andremo ad inserirle nel plugin, ecco qua, o nel script, la cartella plugin o script, insomma. Adesso qua non ci sono perché, come potete adesso
Come potete vedere abbiamo due percorsi, possiamo inserirli sia nell'area utente, cioè nella, nel percorso di GIMP dell'utente, come nel percorso di GIMP del proprio tutto il sistema, che è utilizzato anche da un altro utente, si troverà nei pennelli anche per inserirsi. Allora, troviamo il percorso, allora faccio la ricerca della cartella, come ho fatto prima, faccio per comodità, per vincolarmi il percorso qua, dicevo prima, per far vedere comunque in modo corretto. Sarà più che a me, non l'ha mai spiegato nessuno, allora adesso aspetta che ti faccio vedere che così. Ecco, adesso noi l'abbiamo inserito e vedete che non c'è quelle bubble lì che non ci sono, semplicemente già a programma aperto, non dobbiamo accenderlo, spegnerlo, riavviarlo, eccetera, basta fare tipo un refresh, una giornata per meglio, e ecco come li ritrovo subito. Dove sono? Eccoli qua. Seleziono. Diventa un pennello modificabile, come ho fatto vedere prima con la manina. Pennello, qua posso dargli, non so, cambiargli l'opacità, la scala, posso sfumarlo all'esterno, e implementarlo o quant'altro. E qui può essere utile per vari scopi, poi con infiniti livelli, anche qua, cioè pennelli troverete ad alleggerirvi nella grafica, insomma, questa per la costruzione di qualcosa, non per la modifica o per fare tipo fotoritocco o che so, sovrapposizione di immagini o altro. Andiamo a vedere se ho qualcos'altro da mostrarvi. Ecco qua, come si diceva prima, se vogliamo creare un pennello personalizzato, andiamo su, abbiamo creato la nostra immagine, la nostra immagine, e dunque andiamo su immagine, modalità, scusate, avevo più livelli, sono andato ad appiattirli, perché vedete, avevo più livelli, faccio appiattisci, fondi livelli visibili, allora mi fondi livelli visibili in un unico livello. E poi vado a dare modalità scale di grigie, perché ovviamente come potete vedere anche nell'area pennelli, i pennelli non sono colorati, ma siete voi che date il colore ai pennelli come facevamo per il semplice pennello, quello rotondo. Scala di grigie, andiamo a fare, vediamo se mi ricordo perché lo vado sempre un po'. Dovrebbe essere copia e incolla come nuovo pennello. Adesso vediamo se si muove qua. Copia, copio il livello e lo incollo come nuovo pennello. Gli do un nome, il nome del pennello. Posso chiamare un nome pennello e il file che ho costruito per visualizzare quel pennello anche in un altro modo. Io gli ho dato lo stesso nome. Perché ti trova fatta verso di notte, se c'è un orario, se si vede. Ecco qua, faccio ok, ecco che ce l'ho già, bello pronto. Vado a selezionarlo. Chiudo, osservare, fare un'immagine, ok, e quindi me lo trovo già pronto. Ecco qua, questo è il nome, il colore rosso,
macro dimensioni. Anche colore. Lo stesso discorso dei pennelli, opacità, sfumatura e quant'altro. Ok, vediamo qualcos'altro. Questo cos'altro? È il filmato. Ok, dunque, preferenze, ecco poi i filmati li ho esauriti, andiamo a vedere. Se non mi fa ancora scherzi quella maledetta, ecco questa l'ho fatta in una sovrapposizione di due immagini. Non c'è una cosa interessante, invece dovrei avere un altro filmatino, una maschera veloce. Allora, un'altra cosa in cui sicuramente è un po' di fondamentale da imparare nell'utilizzo di GIMP sono le maschere. Allora, la selezione, questi strumenti, i tracciati e poi le maschere. Io per chi magari si approccia vuole migliorarsi un po', la prima cosa da fare è proprio puntare un po' su queste cose qua. Soprattutto le maschere, capire come funzionano le maschere è fondamentale sul ritocco fotografico, anche sulla sovrapposizione delle immagini e quant'altro. Qui abbiamo, ecco, questa si chiama maschera veloce e vi faccio vedere un po' qua cosa può fare. Crea una superficie in cui si vedono le zone che vi interessano. Okay. Creiamo un tracciato, cioè andiamo un po' veloci, vediamo questo tracciato si è fermato, avanti, vedete sempre qua a modificare come vi facevo vedere prima i tracciati. Posso sfumare il tracciato, vediamo se non tradisce ancora. Okay. Posso sfumare, creare il tracciato come abbiamo visto, sfumo proprio per avere la possibilità di modificare, qua non è che abbia sfumato granché, modificare poi i contorni, che sono quelli che maggiormente creano dei problemi e mi fanno perdere più tempo. Qui andiamo ad usare lo strumento clone, ecco che clono, vedete la parte marrone, adesso ho selezionato un'area vicina, bianca, la porto dietro, se ve la trascinate troppo poi si riprende il colore che è presente, dunque dovete premere e mollare. O altrimenti cosa potete fare, anche in questo caso create una selezione sul colore e poi andate a sul colore tipo stare una molletta della molletta e poi andate a riempire col secchiello dello stesso colore, tipo un bianco sporco, insomma, che è lì. Vediamo un po'. Ecco, qui ho usato un pennello un po' più sfumato, vado a rifinire un po', ecco. Semplicemente un errore, si pulisce, selezionando l'area, proprio sì, un po' meglio, ok, qua mi sono perso un pezzo, la cosa è una maschera veloce, vediamo un po' se, ecco, finito il tracciato, quando avete finito il tracciato, è chiuso, dovete chiuderlo il tracciato perché sennò potete sfumarlo come ho detto prima. Vediamo un po' come procede.
dicevamo prima, la maschera veloce, pronto, e tolgo la maschera e ho il tracciato pronto. Ma che differenza c'è tra quella maschera? Farlo senza maschera, no. Praticamente sui colori, sulla selezione dei colori. È più veloce fare. È già più veloce, sì. Vediamo un po' se andiamo avanti. Cosa è successo? Anche perché la selezione con la maschera è diversa dalla selezione semplice, della superficie selezionata semplicemente. Sono andato a prendere pezzi della superficie di sfondo, l'ho inserita, la metto a livello sottostante. Ecco, si vedrà, vedete questi particolari qua, andrò a sfumarli, a modificarli. O col colona o col, ecco qua, col cerotto. Che mi mischia i colori, che così si attenua quelle aree delle superfici di colore che proprio diverse. Ecco, anche in questo caso un pennello, c'è un clone sfumato dell'area, vado a togliere i particolari. Qua ho creato un livello in scala di grigi, cioè ho copiato il livello in scala di grigi e poi seleziona le soglie di colore, sono altri effetti per gestire i bianchi e i neri. Il bianco e nero viene fatto ad esempio se io devo creare delle superfici, cioè dei livelli che voglio andare a modificare, come può essere un paesaggio, voglio modificare il cielo. Faccio una selezione, faccio un livello, copio il livello di base tipo delle montagne e del cielo, copio il livello di base e poi vado a fare il colore soglia per dividere i bianchi, i colori chiari, i colori scuri in maniera più netta. Dopo quando ho delle superfici, vediamo, non so se ho qualche immagine da poter lavorare. Allora, livello, desaturare l'immagine, faccio colori, soglia, ecco qua, vediamo un po', più bianchi, più scuri, ok, allora ecco, in questo caso qua cosa vado a fare? Prendo un colore, cioè scusate, prendo un pennello, pieno, così aumento un po' le dimensioni per comodità, anche un po' di più, ok, scelgo il colore anche
anche o con, come si chiama, scendendo qui, o con il pennello, vedete, cioè con il contagocce, se magari abbiamo un colore un po' diverso, è nero, se è un marroncino, che viene un po' di colore. Però le soglie tengono bianche e nere, selezioniamo il nero, vado a riempire, c'è qualcosa di nuovo, l'opacità, vado a riempire i neri. Okay. Quando vado a fare seleziona per colore, seleziona per colore bianco, vedete, seleziono solo la parte del cielo che mi interessa, faccio un nuovo livello, lo voglio trasparente, mi serve trasparente, file, vediamo un po', apri, vediamo se c'è qualcosa qui, c'è qualcosa, non c'è un anteprima, no, seleziona, sì. Ecco qua. Andiamo a vedere se c'è un cielo qui, c'è un cielo. No. Ce l'ho. Ehi. Scaliamo il livello, vediamo cosa succede. Adesso lo faccio un po' in maniera pilante. Scala il livello. Torniamo sotto, non ha scalato, molto gentile, grazie. Scala. Cancellare la parte di selezione forse. Perché sennò non si mette trasparenza. La dimensione d'immagine. Sto commettendo un errore. Vabbè, ci metto un po' di lo inverte sotto. E la parte selezionata, inverti, seleziona e cancella. Forse. Proviamo, inverte, non è proprio così, è carico, sono ma ho fatto l'errore io. Comunque praticamente facendo così ho una selezione in cui io metto nello sfondo, adesso metto un po' perché questa roba qua, file, apri recenti, apri con i livelli, andiamo su immagine, c'era, vediamo se niente non fa sempre, non vuole lui. Non vuole funzionare. Ah no, beh, che funziona, sono io che non mi ricordo. L'immagine normale. Poi io tolgo questa,
e gli ho cambiato il cielo praticamente. Ecco qua, sarebbe questa la particolare. Fare una copia di questa immagine qua. Allora, era per il comando, principalmente per il comando colori e soglia. Lo utilizzo quando ho bisogno di fare delle selezioni. Cioè tu praticamente hai fatto la copia di questo articolo, di questa immagine. Allora, ecco qua. Parto dalla copia dell'immagine, questa. Sulla copia? Sulla copia faccio colori e soglia per avere un... Prima, esatto, per avere un contrasto bianco e nero. E con quello ti... Con quello poi, siccome nelle immagini in genere ci sono anche altre parti chiare, come in questo caso abbiamo la parte bassa del ponte, o altre zone, vado a colorarle di nero. Mi crea un contrasto netto, una selezione netta, cioè un contrasto netto che poi andrò a selezionare. Seleziono l'area bianca che, fa la maschera, che mi fa da selezione di livello, in cui poi io andrò a mettere un'altra immagine e la metto sotto, praticamente tolgo poi il mio livello soglia e ho un cielo nuovo praticamente. E la selezione, come ho fatto io, poi potrò tipo sfumarla, mettere la margine sfumati nelle zone in cui, ad esempio qui, c'è un maggior contrasto, c'è difficoltà di regolare i colori, sfumandola allora si riesce anche a gestirla meglio. Beh, si può fare solo selezione e applicare anche la selezione per fare un taglio, giusto? Esatto, sì, ma col taglio non conviene. Conviene mettere un livello perché così fondi i colori. Allora, se anche rimango un mucchio su due livelli. Esatto, anche per gestire sempre l'immagine, è una cosa che in genere si fa la prima cosa, quando metti un file, fare subito la copia del primo livello, insomma. Vediamo un po'. E un'altra, se mi ricordo. O qualcos'altro. Il script. Allora, lo script è come quello di prima. Sì, ma ci sono script già preconfezionati. Esatto. E quello è, come abbiamo visto prima, sempre dal un sito utile, è sempre questo. Se magari vuoi un effetto che hai visto in giro particolare, eccetera, lo puoi trovare su questo sito. Su questo sito vediamo se ci sono. Ecco qua, quindi ti dà tipo l'effetto. Questo è uno script. Trovate anche delle guide. Eccolo qua, Line Pencil Sub SCM, semplicemente scaricarlo. Ok. Ti sa che ci sono come una sequenza di mano, cioè una specie di mano o qualcosa che ne può essere. Sì, esattamente. Una serie di effetti applicati in sequenza. Esattamente. Ma è per costruire uno script? C'è il linguaggio in Python, ci sono altri linguaggi, quello che vale Photoshop. Photoshop? Fin foto che riguarda Photoshop. Aveva la descrizione di Python, la descrizione di quello che fai. Sì, puoi fare anche questo, non l'hai utilizzato perché lo utilizzavo. Ecco una cosa, per esempio io mi trovo a fare, cioè a fare cose che faccio io e è più
più facile quello che fare così, per il mio chiaro che c'è più dietro, mi metto lì a spiegare come infatti il mio livello arriva fino a un certo punto, poi ovviamente vado un po' per senso e diciamo praticità proprio nel modo in cui uso lo strumento. Ecco le cose, ecco quelle principali che ci tenevo a farvi vedere, era questa implementazione del programma stesso, insomma, dei vari filtri e possibilità che avete per alleggerirvi un po' il lavoro. Vediamo se... seguendo qua, che cos'è questo? Allora, ok, immagine. Maschera veloce, ma questo l'avevamo fatto prima, no? Di qua vediamo, duplichiamo il livello, un classico semplice testico, vediamo fotocopia. Selezionare lo sfondo. Allora ho creato, ho pubblicato il livello con filtro artistico fotocopia, l'ho spento, sono andato a selezionare lo sfondo, torno ai filtri artistici, vediamo un po' fumetto. Questo per muovermi, per vedere l'anteprima. Ok. Metto.
dalle nuove modalità, faccio un moltiplicatore. Selezionato il livello sbagliato, qua è già un normale, torniamo lì. Allora abbiamo duplicato, fotocopiato, abbiamo fatto il livello effetto fumetto, sempre da filtri artistici, riattiviamo e mettiamo su questo livello un moltiplicatore, la modalità moltiplicatore. A questo punto prendiamo la gomma per migliorare un po', per ricalcare un po' i bordi. Adesso possiamo eventualmente migliorare con il con lo strumento cerotto, scusate, non dobbiamo fondere in quei livelli, quindi fondo di basso, e poi selezioniamo, prendiamo anche queste parti qui. Vedete, se vado nella parte marrone mi fonderà il chiaro e lo scuro del, per cui se mi capita di fare questi errori, prima copro con un inglone e poi eventualmente modifico con un pennello cerotto che mi fa la sfumatura. Questa parte qua è a posto, qua un po' di rughe, ecco qua, poi si può migliorare, immagino che si può fare anche con la nostra foto, anche solo per divertirsi un po'. Se c'è un classico, allora classico che l'avete visto se non vi è capitato, però ci sono vari modi per farlo. Allora lì, vediamo un po' qua, ok, per la foto devo fare la foto del della tessera, tipo della palestra, così. Allora ho preso taglia, prendo la parte di foto che mi interessa, ecco qua, e vado ad aprire il file. Il problema è che qua aveva gli occhi rossi su questi punti, punti in quel livello, colori, vado in componenti, mi sembra. Qua, mixer canali,
questo è un altro strumento diverso per migliorare il colore degli occhi. Dai, facciamo così, più pratico. Un rosso 10, 40, dobbiamo trovare una gradazione ideale. Okay. Ecco, vedete che hanno già cambiato un po' i colori. Aggiungo un destro mouse, aggiungo una maschera di livello e nero, trasparenza completa, ok, prendo il pennello, fuzze è il pennello sfumato, vediamo un po' se cambia così. Scusate, il pennello mio è nero, se voglio lavorare sulla maschera devo... ovviamente c'è il nero che sono andato a accorciare sull'immagine prima, ecco qua, vedete, prendo un po' il rosso, ovviamente cambiando giocando un po' sulla gradazione di colori e colori componenti sul mixer canali di prima, scusate, non si può fare colori componenti. Allora, colori componenti mixer canali, e giocando qua ecco che posso trovare magari già qui. E zoomando il colore ideale, cioè quello che poi mi verrà fuori dopo. Gioco su queste sfumature, unisco rosso. Stessa cosa, aggiungo una scheda di livello, una trasparenza va bene, vado su questa, ok, sono sempre un po' bluette, sono una roba, si può sempre migliorare, insomma, non è che sono venuti gli occhi azzurri, comunque ecco verde addirittura, mentre se mettiamo questa, ecco prima mi era venuto nero, vedete, ovviamente su una foto 4x4 non si nota molto. Ecco qua, molto rosso, l'altro invece è riuscito. Allora, questo metodo ce ne sono altri per farlo.